Ciao ragazzi, venerdì di Caterberg. Bene, molto bene. Allenamento di oggi. Iniziamo con il riscaldamento. Prendete il vostro tempo, riscaldamento e mobilità e lavorate su ogni articolazione. Una volta finito, se volete dare un pochino di intensità, fate dei jumping jack, 100 jumping jack e dopo siamo già pronti per iniziare il nostro allenamento. Allenamento di oggi. Faremo del complex e del chain, delle catene. Sono molto simili, l'unico che varia sono la quantità di ripetizione. Per le catene faremo una ripetizione di 4 movimenti e per il complex faremo 8 ripetizioni di 4 movimenti. Ok? Bene, iniziamo con il primo, con la catena. Innanzitutto vi voglio dire che sono una serie di esercizi svolti uno di seguito all'altro senza pausa. E nel caso del kettlebell, dove finisce un movimento, parte l'altro. Ok? Bene, la metodologia del lavoro sarà 40 secondi di lavoro, 20 di pausa, per 6 volte, per un totale di 6 minuti. Ok? Bene, iniziamo con la nostra catena. Inizio con kettlebell a terra, spingo bacino all'indietro, faccio una girata. Subito dopo faccio un squat. Subito dopo press. Ultimo movimento, affondo all'indietro. Metto a terra, cambio lato. Squat. Press. Affondo all'indietro. Metto a terra. E vado avanti fino a completare 40 secondi. Mi prendo 20 secondi di pausa e subito dopo riparto. Ricordatevi che se abbiamo finito con la mano destra, riparto subito con la sinistra. Ok? Lo faremo per un totale, come vi ho detto, di 6 minuti. Ci prendiamo 3 minuti di pausa e lo rifacciamo ancora per altre 2 volte. In totale faremo questo workout per 3 volte. Buon allenamento! Bene, secondo workout. Questa volta faremo dei complex. Faremo 4 movimenti e 8 ripetizioni per ogni movimento. Primo movimento, faremo dei swing. Ricordate di partire dietro, distanza più o meno la dell'avambraccio. 8 swing, bacino all'indietro e inizio. Molto bene, subito dopo, tirata al mento, 8. Cambio la presa dopo l'ottava, 8 goblet. Ultimo movimento. Catena a terra, 8 push-up. Molto bene. Mi prendo un minuto di pausa e vado avanti per 10 volte. Ok? Faremo un totale 10 giri. Una volta finito, sempre mi prendo un minuto di pausa. Ok? Buon allenamento, ragazzi! Ricordatevi gli stretching!